Pronti per il Salone di Genova, si parte! Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in faccia, queste piogge che ci bagna. Appena parcheggiato, è stato un inferno il parcheggio. Ci abbiamo messo più di un'ora. 40 e il parcheggio, cioè, soltanto per entrare nel parcheggio, tutta coda, infinito. È tutto in coda qui per entrare, questa è la zona inviti, non oso immaginare quella normale, e tutto il giorno con la mascherina. Adesso mi avvicino allo stand, gli editori che mi hanno commissionato il mio libro, 100 boline. Eccoli qua. Vediamo. Ciao! Ehi, come va? I miei editori. Stai in giro tu? No, ho lasciato la barca puntata, eccolo qui in prima linea, proprio in pole position, proprio, Bene, bene, bene. Sul ponte sventola bandiera, yachting. Cerco di stare. No, allora ragazzi, qui siamo, vediamo se lo pronuncio giusto. Semeraro. Ma aspetta, allora, Elvstrom Sails, guarda che pronuncia. Allora, con lui e con un altro, ho fatto una delle mie gaffe, che ormai tutti conoscono, perché lui si chiama Roveraro. E poi ce n'è un altro che fa vele come lui, che si chiama Semeraro. Ora io in un video, perché Semeraro mi aveva fatto una vela e non Roveraro, e lei si è confusa e io mi sono confusa. Se me la facesse anche lui la vela non mi confonderei più, capito? Vedremo. Questo è troppo basso. Quello là è troppo scuro, quindi no, quello lì è troppo alto, non va bene. Quello là è un po' corto. Vabbè, dai, oggi non compro uno yacht. Elena Magro, bellissima, ed è lei della Sonautica che mi ha trovato tutti i porti in giro, vai qui, vai qua, e insomma, visto tutti quelli della Sonautica che mi hanno ospitato, insomma. Queste qua sono tutte le sedi a Sonautica? Tutte. Ciao. Bene ragazzi, a presto, semmai a dopo. Ciao. Sto cercando una barca da farvi vedere dentro, ma sono tutti già prenotatissimi, tutti pieni, non si riesce a trovare un buco e quindi non so se ce la faremo a visitare qualche barca. Ma Franco vuole, mi ha appena chiesto dove sono i catamarani da 58 piedi dove farsi 8 docce al giorno, oppure dov'è il ristorante che è ora di fare pranzo. Questo posso essere d'accordo anch'io. Siamo arrivati nel luogo di Franco. Guardatelo, sì. In brodo di giuggiole. Voglio un catamarano grande. Il 54 piedi, vai. Non è un po' piccolo? È piccolino, ma mi adatto. Piccolino. No, ma stai registrando? Sì. Bello, prendere la cena la sera è fantastico. Meglio del tender. Finalmente sono riuscita a trovare Siares, perché avevamo sbagliato, cercavamo il padiglione 8 e nella cartina c'era un bollino con su scritto 8, soltanto che non abbiamo visto che quelli non stavano segnando il padiglione, ma segnava l'eliporto, quindi abbiamo fatto tutto il giro, è 2 ore che camminiamo. Eccoci qua. Questo è un po' più grande del mio, Ma quindi io dentro c'ho questa cosa qui? Sì. Questo è lo still, però diciamo le dimensioni delle componenti più o meno sono queste. Sicuramente il concetto e il principio di funzionamento è sempre il medesimo, sia per il tuo sit-up evo. Fammelo vedere il mio. Dov'è? Sì, eccolo qua. Questo qui è il tuo bel sit-up evo con le molle. Ce n'è più di una all'interno. E poi c'è il pistone e poi qui immaginatelo tutto pieno d'olio. Olio al 100% biodegradabile, tra l'altro. E chiaramente non è una molla, ma è uno smussatore idraulico. No, non è una molla. Scusi, dov'è il ristorante?
fermo, ci arrestano. Ho visto che c'è anche lo stand della polizia penitenziaria. Niente, ci dobbiamo arrendere, confessiamo e basta. Sono un po' confusa con tutti questi stand. E quasi quasi vado a mangiare qualcosa, va, che lì non si sbaglia mai. Una personale? Sì. Può girarsi direttamente dalla casa, grazie mille. Questo è il mio misero vassoio di cibo. C'era la fame. Ma anche questo self service, chi è che ha detto 100 vetrine? Ah, ecco. Ciao! Ho sentito 100 vetrine. Mi segui su YouTube? Bravo! Ciao. Marianna le prese con la diretta, ve la faccio vedere. Franco che sta facendo il video per YouTube di me che faccio la diretta per YouTube. Chi riprende chi? Mi sento il cervello. Oh, il grill, la cucina fuori con il... Sì, questo è il mio regno. Sai che pranzetti ti faccio qua? Guarda che roba. No, io non voglio la base. Proprio me la volete far provare, cioè se proprio insistete, chiamatemi, scrivetemi della Hans, della Suon, ma soprattutto voi della Moody, voi chiamateci. Eccolo, eccolo la nostra cabina, qua c'è la doccia. Anche un coso, guardate, passa un uomo, che qui non ci passa un uomo, ci passa uno scoiattolo. Cioè sono praticamente delle villette sul mare, cioè fantastico. Ci sono antine ovunque. Sì, e qua in fiera tutti aprono ogni singola antina. Ma cosa ci sarà di diverso? Cosa ci troverai mai? No, esatto, dopo 1000 persone, cosa ci troverai mai dentro un'antina che l'hanno aperta alte 1000? Anche tu. Io neanche una. Siete tutti uguali. Secondo me si sta convertendo ai catamarani. No. C'è Franco che dice che mi sta convertendo ai catamarani. Sì, sì, sono mobili, però io ho paura. Ho paura di sta catamarano. Ecco fatto, ho appena finito la diretta su YouTube. Ho fatto vedere il catamarano Bali, non mi ricordo quale più, questo qua credo da 378.700 euro, il 42, poi vi ho fatto vedere un Elan, non so se Franco ha ripreso anche con la GoPro mentre io stavo facendo la diretta. Franco, tu hai ripreso con la GoPro mentre hai fatto vedere? Qualcosina sì. Se non ci penso io qui. Aspetta che apro la GoPro. Allora, mi ha salutato e mi ha detto, sentite, che per colpa tua e del come vai tua vela ho iniziato ad andarci, a innamorarmi, a comprarle e girare. Sappi che ti seguo. Tutto lì. No, ma cioè, ma che orgoglio. Ho fatto sì che qualcuno cominciasse ad andare a vela. Vi rendete conto? Un grande. A rendere facili le cose che finché non si conoscono sembrano impossibili. È vero, è quella vero. Quella è la differenza. È vero. Grazie ancora. È molto più facile di quel che sembra. Come ti Grazie. Chiami? Grazie, Pierricola. Grazie. Piacere. Bene. Ciao. Mai Ferrai e Maracuglia, adesso si conoscono. Esatto. Ciao. Franco mi ha appena detto, mi ha confessato che mentre facevo la diretta in realtà non ha ripreso molto con la GoPro, quindi potete vedere gli interni dell'Elan e monoscafo e del Bali 40 e tot, 42, qui. Guardatevi il video. Grande influencer della vela italiana. Senti chi parla. Ciao. Non ci lasciare troppo tempo senza il tuo racconto del giro della barca, del video. Sì, il canale YouTube continua, anche perché magari vado in Thailandia e prendo una barca. Ah, così, facciamo una puntata estera. Conosci qualche charter thailandese? Cioè che opera in Thailandia?
Tutto in diretta, eh? Tutto in diretta. Anzi, se qualcuno di voi conosce delle società che fanno charter in Thailandia, mettetevi in contatto con me. C'è Franco che vorrebbe prendere un caffè, abbiamo visto questo bar della Azimut, però dice che sono tutti troppo vestiti bene che non ci fanno entrare. Io chiedo, Ma si può entrare? È un bar normale o...? No, non è un bar. Non è un bar normale? No. Non è proprio un bar? No. Ah, ok, va bene. Grazie, grazie, ciao. A lei. Vabbè, non si... Ah! Stavo per cadere. Non siamo stati umiliati dal fatto che ci hanno detto no, siete vestiti troppo male, non potete entrare. Semplicemente era la Azimut e ai loro clienti offrivano, non è vero, champagne e brioche. Se compri un 15 metri ti offrono il caffè. E uscendo è caduta praticamente, inciampando sulla moquette davanti all'Azimut. Adesso Fabrizio ci porta a visitare una barca enorme, un cantiere che non conoscevo, che si chiama Y Yacht. Y, cioè Y Yacht. Pensavo si dicesse Yacht, invece no, si chiama Y Yacht. La barca che visiteremo è una e raviolo con l'ombrina. Cin 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 cin, ve lo ricordate? Dite la verità che lo guardavate a luna di notte con le donnine con le stelline sulle tette. Eh? Io quando i miei uscivano accendevo la TV, poi riconoscevo il rumore del suono del motore della macchina di mia mamma, spegnevo. Chiede il permesso di salire a bordo. Lei era molto pesante, da 12 ore. Ma questo perché è sintetico? È vero. Ormai non si riesce quasi più a capire la differenza. È la domanda che sta funzionando tutti. Ricordi come è vero? È vero. Io poi dico sempre, guarda, a fianco c'è un esempio di un flexi, diciamo. Di un sintetico? Sì. La posa del tech quello là, il prezzo è lo stesso di questo. Sì. Ma va? Quindi ormai sono talmente di livello quelli, perché non scaldano neanche più. No, certo. Scaldano meno di questi. Sì. Quindi non è più una scelta economica, inizialmente era una scelta economica, sì. Adesso invece tu paghi lo stesso, però la differenza è che tu lo porti per un bel po' di anni. Però un po' i poveracci dovranno mettersi in tech. Esatto. Questo è un Y-O, cantiere tedesco, fa barche semi-custom, il 70 piedi, l'80 piedi e il 90 piedi, e poi dopo c'è una linea 100% custom. Questa è la piccola, è il 70 piedi. 70 piedi è la nostra mascotte, diciamo, una piccolina di famiglia. Nasce per essere portata, è tutta in carbonio, nasce per essere portata in due persone. Io da sola non la posso portare, non la posso comprare. Ha due motori. Due motori, eliga di prua e eliga di poppa, quindi sia un motore è un giocattolino. A vela è tutto idraulico rimandato qui e quindi è molto molto easy sail e dico io easy drive. Questa tuga scatolata, che tra l'altro con i vetri verticali prendono meno sole rispetto ai vetri tradizionali e lo trasmettono di meno all'interno, quindi anche dal punto di vista ecologico, di risparmi, è un plus. Capito? C'è meno caldo, c'è l'aria condizionata dentro, immagino. Anche l'aria condizionata. Sì. Immagino. Però questi non scaldano, quindi si risparmia sull'aria condizionata, esatto. Quindi conviene. Yes. Qui c'è posto per la trinchetta, diciamo che questa è una barca che run a Genova, trinchetta e Cozero, i motori non li accendi più. Questo è il layout standard. Quindi questo è quello che non c'è, tra virgolette, sovrapprezzo, perché parte così la barca. Poi ci sono altri 4 layout, fondamentalmente puoi avere un'altra cabina, la cucina in locale separato, poi ovviamente puoi scegliere il testo. Cucina in un locale separato. Sì, c'è chi vuole ad esempio la cucina invece di averla vista così, sì. La puoi avere qua, sacrifichi una cabina. Beh, certo, se non hai bisogno, sì. Se vai da. A me fa impazzire questo layout, sinceramente. Ma infatti, ma anche a me la cucina vista, anche nelle case. Allora. Qui. Questo è tutto memoform, ragazzi, eh. Oh, sono un po' stanchina. E qui, qui c'è la cabina del marinaio, eh. Skipper e hostess.
e c'è dietro di te anche il bagnetto. Cucù! Tutti i mobiletti si aprono così. E dai, col cuoio. Col cuoio? Sì, sì. Legato dietro Alfio, alla... Maneskin! L'hai fatti tu? Ui! Ecco, l'ho rotta. La camera o la barca? La barca, ovviamente. Allora... E lì c'è l'armatoriale. Doppio lavandino. Ah, beh, c'è il gas elettrico, a induzione, immagino. Sì, sì. Ecco. Qua c'è la lavastoviglie. Lavastoviglie, ragazzi. La voglio anch'io su MyPenRai. Forno. Dopodiché, questo primo è... Uno è solo frigo e uno è congelatore. Questo è frigo. Ah, già che ci siamo, non è che possiamo... Tra poco facciamo aperitivo. No, tra poco facciamo aperitivo serio. Che cos'è quella cosa insaccata semplice? Facciamo roba seria. Qua questo invece è il congelatore. Questo è il congelatore. Questo per esempio adesso è proprio freezer. E poi abbiamo la cantinetta. Che figata. Dai. La c'è anche la sala montaggio. Dov'è? C'è la sala qua. Montaggio. Ah, questo è il mio ufficio. Sì. Senti, qui ci vedo metto bene. Qua. Viene il materiale con. Ma dai, al contrario! Esattamente. Guardate, guardate. Cioè, sta doccia qua, ragazzi, cioè, vi rendete conto quanto è lunga sta doccia? Non riesco neanche a starci, cioè, anche qua sotto. Questi qui sono per la luce. E quest'altro? È un altro scarico. Carico o scarico? Eh? Carico o scarico? Ah! Spero di aver fatto in ordine giusto. Sì, ok. Ma è calda! Prende acqua, tutti acqua dolce, però. Ah! Acqua dolce. Ci si tiene bene. Io ho un bel letto. Una bella cabina qua. No, questo devo farlo vedere, Certo. Perché poi sarà la cosa che farà decidere di comprare la barca, secondo me, capito? Allora, se per questo c'è un altro dettaglio che forse ancora non hai notato, è questo. Ah, ecco, ti vedi? Bene. Stile tram. Che fermata scendi? Prossimo. Prossimo. Andiamo, dai. Andiamo. Cosa c'è? Quello là, un frigorifero esterno. Ah, questo è un frigo. Ah, beh, sì, perché sennò c'è sempre quello. Già che tu sei lì. Già che sei giù, no? E allora tu niente, no? Guarda, già che sei tu niente. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, ragazzi. Vi aspetto a Napoli. È un piacere. Quando passi da Napoli? Fra un paio d'anni, tre. Addirittura. Devo fare video, ragazzi. Quando vieni a Napoli, ricordati di Ricciardi Yacht. Cioè, senz'altro. Mozzarella. Grazie. E qui dall'alto del Salone di Genova, che domino in tutta la sua grandezza, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Ci vediamo in Maremma con i Maneskin e mi raccomando, seguitemi e mettete un like, buona onda. Fermi, mi sono dimenticata che dopo tutto il casino della fiera, anche se non sono in barca, momento magico. Ah, e buona onda.